Appassionati di calcio, amici della Serie D, un cordiale saluto ad Alessandro Paolo. siamo in diretta dal Riano Athletic Center di Roma, oggi in campo Roma City contro Team Nuova Florida, match valido per la quindicesima giornata del Girone F del campionato di Serie D. Andiamo a vedere velocemente gli organici e poi ci tufferemo nella sfida di campionato. Partiamo dagli ospiti del Team Nuova Florida con... Tra i pali Giordani, il capitano maglia numero 1, poi Miola, Pacillo, Toschic, Bubacar, Capparella, Tamburlani, Muzzi, Vari, Contini e Spina. Questo l'11 scelto da Alessandro Boccolini che manda in campo subito due dei nuovi acquisti, vale a dire Bubacar e Vari. Dal primo minuto per loro oggi è l'esordio con la maglia del team Nuova Florida in panchina. Poi Bonanni, Moretti, Ferrari, Quinterno, D'Angelo, Menghi, Rosauri, Zitelli e Sebastiani. Per la Roma City invece di Mister Francesco Statuto, tra i pali Barone, poi Rimondi, Rasi, Ricci, Diachite, Ferrante, Pisano, Perroni, Raffini, Napoleoni e Manoni a disposizione. Mazzoleni, Jacoponi, Rea, Montesi, Diem, Mancino, Ruci, Mercanti e Corvaglia. Quasi tutto pronto per l'inizio della gara con il Team Nuova Florida che giocherà il primo pallone di questo incontro divisa bianca con numeri neri per la squadra di mister Boccolini mentre il Roma City con il classico completo arancione con inserti blu ultimi istanti e poi sarà la signora Arianna Bazzo della sezione di Bolzano a dare il via all'incontro oggi sarà coadjuvata dai due collaboratori entrambi della sezione di Perugia Maurizio Polidori e Jacopo Vagnetti ultimi istanti e sarà Roma City contro Team Nuova Florida, quindicesima giornata del girone F del campionato di Serie D. Si parte allora, in questo momento, come detto, con il primo possesso palla gestito dagli ospiti del Team Nuova Florida, subito un pallone riconquistato da Perroni, già due gol per lui in questa stagione per il classe. 2004 Roma City che è reduce dalla prima vittoria in trasferta in questa stagione infatti nello scorso turno il quattordicesimo di questo campionato è andato a vincere con il punteggio di 3 a 2 sul campo del Notarisco un importante scontro diretto per la squadra di statuto che con quella vittoria ha raggiunto proprio il Notarisco a quota 10 punti in classifica uscendo dunque dalla zona della retrocessione diretta portandosi attualmente invece nella zona play out zona play -out che coinvolge anche il team Nuova Florida che ha però ben 7 punti in più rispetto al Roma City 17 punti conquistati fino a questo momento infatti dal club allenato da mister Boccolini frutto di 4 vittorie e 5 pareggi oltre a ben 5 sconfitte L'ultima delle quali ottenuta in casa una settimana fa contro il Porto d'Ascoli col punteggio di 2-0. Dunque, morale diverso per queste due squadre: con una reduce da una vittoria, l'altra invece reduce da una sconfitta. Sono passati intanto i primi due minuti di gioco. Partire ovviamente solo 0-0 con il team Nuova Florida che prova a gestire il. Pallone dalla propria metà campo difensiva. Subito preda della difesa del Roma City che poi si rifugia da Barone. Sale alto il pressing da parte degli attaccanti della squadra in trasferta. Allora Barone è costretto a depositare la sfera in rimessa laterale. Ancora il Team Nuova Florida che gioca il pallone, poi Perroni allontana di testa, palla sulle piedi di Toskic, gioco allargato sull'out di sinistra. Ci prova il Team Nuova Florida con Vari che viene fermato regolarmente da Perroni, gioco che va per le vie centrali, Manoni appoggia per Ferrante. Sale Fabrizio Ferrante, lascia il pallone al compagno, ancora Manoni, non riesce le dribbling, poi in qualche modo lo stesso Ferrante prova a intervenire. Palla recuperata da Capitan Pisanu. Oggi sul suo braccio la fascia, visto che Diemma è in panchina. La tiene in qualche modo rimondi. Torna da Perroni il cross nel mucchio. Il tentativo di testa da parte di Rafini. Palla allontanata. Poi c'è il fallo commesso da Ricci. Se non abbiamo visto male, dunque calcio di punizione in favore del team Nuova Florida. Dopo tre minuti di gioco. 0-0 ovviamente il parziale qui al Riano, Athletic Center, Roma City, che ha da ben 5 sconfitte consecutive tra le mura amiche: 4 in campionato più quella di Coppa Italia contro il Tivoli. Oggi vorrà ovviamente cercare di invertire questo trend negativo, non sarà facile contro il team Nuova Florida, squadra che ha sicuramente ambizioni molto alte, nonostante stia arrivando un momento delicato come detto la squadra di Boccolini è attualmente in, nella zona playout. vuole ovviamente uscire dalle sabbie mobili per avvicinarsi anzi alla zona play-off che è l'obiettivo dichiarato a inizio stagione dal club bianco-rosso Roma City che recupera il pallone centralmente con Perroni Ferrante ancora Ferrante prova il lancio Napoleoni prova a farla scorrere il 99, poi viene fermato. Allora gioco allontanato. Palla che termina in rimessa laterale, Roma City che può sfruttare un buon pallone sulla tre quarti con Rimondi, riceve Napoleoni, tocco di ritorno proprio per Rimondi. Poi Ferrante, il cross al centro dell'area di rigore, palla allontanata. Bubacar. Lui al suo esordio con la maglia del Team Nuova Florida, arrivato da pochi giorni alla corte del club bianco-rosso, classe 99, maglia numero 9 per Boubacar, riferimento offensivo della squadra che oggi è in trasferta. Vediamo quale sarà il suo impatto sul gioco della squadra del team Nuova Florida che come detto oggi porta diversi nuovi arrivati in campo, Bobacar e vari sono all'esordio assoluto ci sono anche Tamburlani e Muzzi arrivati proprio nella sessione di mercato invernale hanno già però fatto il loro esordio in casa contro il Porto d'Ascoli poi ancora in panchina Quinterno e Rosauri anche loro al proprio la propria prima convocazione con il Timo Nova Florida dopo il loro arrivo in settimana. E poi c'è anche Sebastiani, anch'esso in panchina, già convocato contro il Porto d'Ascoli. Ancora gli ospiti che provano a spingere sull'alte di destra con Muzzi. Viene però fermato dalla retroguardia del Roma City. Pisanu. Palla in rimessa laterale, Roma City, nella propria metà campo difensiva. Va a terra un giocatore della squadra di casa. C'è il fallo, qualche timida protesta da parte del team Nuovo Florida. Ma si continua con il calcio di punizione già battuto sull'auto di destra. C'è spazio per Rimondi che poi. Torna da Ferrante, sale il numero 6, gioco allargato sull'out di sinistra, viene fermato il numero 19 Rasi, allora di nuovo gli ospiti col pallone tra i piedi, Raffini prova a disturbare il possesso avversario, lancio dalle parti di Bobacar, Roma City che torna in possesso del pallone, Perroni e allora Ferrante. Ancora cercato Rasi, palla però che diventa preda dei difensori del team Novo Florida che poi non riescono a giocarlo. Sarà ancora una rimessa in gioco per i padroni di casa dall'out di sinistra. Con Rasi si avvicina a Raffini per ricevere il pallone. Proprio il numero 9 che va a giocare la sfera per lui. Sei gol fino a questo momento. Attenzione al cross, in era di rigore, si inserisce. Rimondi prova ad arrivarci. Ma il rimbalzo mette in difficoltà il 27. Che non riesce a calciare verso la porta. Di Giordani tocca solamente con il petto il 27, nessun problema per il numero 1 del team Nuovo Florida che blocca il pallone all'ottavo minuto. Prima palla interessante del Roma City ora il team Nuovo Florida che prova ad uscire col pallone tra i piedi, Roma City che sale con il proprio baricentro Ferrante allontana allora Perroni di testa Rimondi anticipato ancora Perroni lascia Ferrante palla che viene mossa in un fazzoletto Napoleoni allarga bene poi Pisano Raffini si distende bene ora il Roma City Raffini palla dentro per l'incursione di Manoni palla leggermente troppo lunga Giordani blocca con le mani momento buono del Roma City che in un paio di occasioni si è fatta vedere dalle parti di Giordani. Ora Barone con le mani. Va a bloccare il retropassaggio del compagno. Ancora Roma City dall'out di sinistra. Poi Ferrante di testa dalle parti di Perroni. Esce per primo il numero 26 del team Nova Florida, vale a dire Spina. Prova ancora la palla dentro. Si alza la bandierina, fuori gioco. Da parte di Vari che si era inserito alle spalle dei difensori del Roma City. Era però oltre l'ultimo giocatore in maglia arancione. Si è alzata dunque la bandierina del signor Jacopo Vagnetti, secondo collaboratore. Calcio di punizione. Quando siamo giunti al decimo minuto. Del primo tempo di questa quindicesima giornata delle gironi F del campionato di Serie D. Raffini, palla di ritorno dentro per un compagno, ma lontana la difesa del Team Nova Florida. Prova a distendersi, Bubacar va a terra di Achite, c'è cioè il fischio del direttore di gara che assegna il calcio di punizione alla squadra di casa. Fallo di Bubacar su Achite, allora il difensore, esperto difensore classe 87 muove il pallone all'indirizzo di Ferrante Perroni centralmente si appoggia a Pisanu poi Manoni gira bene ora il centrocampo della Roma City Raffini non riesce ad arpionare il passaggio del compagno Giordani il capitano del team Nova Florida va a recuperare la sfera indicazioni ai compagni poi lancio con le mani Manoni prova ad andare a disturbare L'avversario Raffini va in anticipo, poi va a terra il numero 9, non c'è nulla, sarà una semplice rimessa già battuta dagli ospiti. Contini, col mancino cerca l'inserimento di Bubacar di Akite allontana con la testa, poi Ferrante. Può correre Napoleoni, c'è però il vantaggio da parte proprio di Contini. Costretto a mettere la sfera in rimessa laterale il 26 del team Nuova Florida. Allora rimondi, può andare il 27, c'è spazio per un cross. Sterza torna indietro, ricomincia da Ferrante. Ancora il lancio di Ferrante, troppo lungo, direttamente tra le braccia di Giordani. Ci prova ancora il nuovo Florida sull'out di destra. Giro palla tra i difensori in maglia bianca. I due centrali ora che dialogano col pallone tra i piedi. Poi il lancio per l'incursione di Vari che prova ad arrivare sulla sfera. Troppo lungo il lancio per il numero 21. Sfera che si spegne sul fondo e allora Barone può andare al rinvio terz'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie D tra una settimana ci sarà il sedicesimo e penultimo turno del girone d'andata poi il 21 dicembre si chiuderà la prima metà del campionato che poi ricomincerà a gennaio con il girone di ritorno Roma City che cerca ovviamente di collezionare più punti possibili per risalire la classifica. Al momento sono 8 i punti di distanza dalla salvezza diretta. Serve sicuramente qualcosa in più per la squadra di statuto, ma gli ultimi incontri, soprattutto la vittoria sul campo del Notaresco, ha dato fiducia alla squadra romana, ricordiamo al suo primo anno di attività nel campionato di Serie D. Prova a distendersi ora il Roma City, c'è spazio sulla destra per Rimondi. Parte il cross sul secondo palo, la mette giù Manoni, poi prova il tiro, palla che si impenna va a terra Manoni, ma non c'è fallo. Allora si continua a giocare, palla che ancora resta dalle parti della porta di Giordani, poi il Nuova Florida deposita il pallone fuori dal campo per permettere le cure a Manoni, rimasto a terra dopo lo scontro in area di rigore. Nessun problema per il numero 32 che ora si rialza. Sembra leggermente zoppicare, ma nessun problema per lui. Allora spera che venga riconsegnata a Giordani. Può ripartire il, la manovra del Nuova Florida. Toskic torna di nuovo da Giordani che può andare al rilancio lungo, anzi preferisce servire Spina. Poi ancora Giordani, una fornita che aspetta che la Roma City vada ad alzare il proprio baricentro. Ora vari, c'è spazio centralmente, è troppo frettoloso in questa circostanza Capparella. Regala di fatto il pallone al Roma City. Rimasto in terra intanto il numero 21, Vari. Subito un colpo. Vediamo se ce la fa a proseguire Vari, che ora sembra potersi rialzare. Gioco che riprenderà con una rimessa laterale in favore degli ospiti. Dall'out di destra, dalla propria prospettiva d'attacco, 16 minuto di gioco. 0-0 il parziale qui al Riano Athletic Center, Pisano. allontana la sfera, non ci sono stradeviazioni, anzi, sì, quindi è una rimessa per la squadra di casa che può ora gestire il pallone. Poche le occasioni costruite in, nel primo quarto d'ora di gioco si è fatto vedere il Roma City dalle parti di Giordani senza però riuscire a concludere verso lo specchio della porta Bianco-Rossa mentre per il nuovo Florida praticamente zero le occasioni in attacco. Tanto si ripartirà con il calcio di punizione per la squadra in trasferta. Scorrettezza di Manoni a centrocampo. Allora Capparella. Quattro gol per lui fino a questo momento. Senza dubbio uno dei giocatori più importanti della rosa bianco rossa. Fallo duro ora su Manoni a centrocampo commesso da Miola che viene ripreso dal direttore di gara. Non ci sono stati ancora cartellini gialli. Partita finora abbastanza corretta. Palla lunga per Manoni, non può arrivarci il 32, si spegne direttamente dalle parti di Giordani, va comunque ad incoraggiare i compagni, il numero 32, Napoleoni va in pressing sui portatori di palla del Nuova Florida, che riescono comunque a girare la sfera, a superare il centrocampo, lancio dalle parti di Bubacar, palla però troppo lunga per tutti. Nessun problema per Barone, Rasi, Ghiachitè, Ferrante. Scende molto ora il baricentro del Roma City. Raffini va a prendersi il pallone. Bravo il numero 9, si inserisce Rimondi, c'è spazio per lui. Rimondi può andare al cross. C'è stata una deviazione, ma la palla viene recuperata da Giordani. Che evita il corner, può andare al rilancio. Giordani, Bubacar contro gli Alla meglio, l'ex difensore della Lazio. Allora Perroni, poi Pisano prova a cercare Napoleoni. Palla che venne riconquistata dal team Nova Florida con Bubacar. Che si appoggia all'esterno, palla lunga per Vani, prova ad arrivarci il 21. Bravo ad arpionare la sfera il classe 2001 Vari. Si era però alzata la bandierina del collaboratore che ha segnalato un fuorigioco del giocatore in maglia bianca. Baroni può andare al rilancio. Dalle parti di Napoleoni, ma sbetta più di tutti Toschic, poi Giordani la chiama, la fa sua sul pallone, ributtato in avanti dai difensori del Roma City. Dopo 20 minuti, siamo sul punteggio di 0-0. Risultato al momento corretto per quanto visto in campo. Squadre che stanno ancora studiando. L'avversario Roma City che prova a farsi vedere, Napoleoni da terra, anzi Manoni. Buona la palla per Raffini che allarga sull'auto di sinistra. Attenzione, Racci Palla sul secondo palo, per Roni, ci arriva. La spera ha varcato, però, la linea del fondo, poteva giocare meglio, forse, questa palla. Il Roma City c'era un. Una, una sorta di contropiede verso la porta di Giordani poteva sicuramente fare meglio la squadra di Statuto in questa circostanza continui Col mancino, Ferrante in anticipo. Allora rimondi, ancora Ferrante. Napoloni mette giù, torna indietro, ricomincia la Giachite. C'è il pressing da parte dei giocatori offensivi della Nuova Florida che per un attimo riescono a recuperare il pallone, poi ci riescono in un secondo momento. Capparella va a terra, c'è il calcio di punizione in favore della Nuova Florida. Ha funzionato in questa circostanza la trappola degli ospiti che sono riusciti a portare all'errore la difesa del Roma City. Tanto si continua a giocare per il vantaggio dopo il contrasto tra Giacchite e Bubacar. Rimondi riparte da Barone. Mister Boccolini si fa sentire in panchina, da indicazioni ai suoi dalla primo. Secondo di gara, è rimasto in piedi al limite della propria area tecnica per incitare e dare indicazioni ai suoi ragazzi. Mentre Statuto, l'abbiamo visto poche volte, affacciarsi dalla panchina per dare indicazioni ai suoi ragazzi. Sta comunque disputando una buona gara fino a questo momento il Roma City. Perroni, Raffini, va a terra, c'è il fallo. Qualche protesta da parte dei giocatori del Nuova Florida, non ha avuto dubbi però il direttore di gara ad assegnare il calcio di punizione. Posizione abbastanza lontana dalla porta, può partire un cross, un, un gioco allargato sul... sulle fasce magari. Vediamo come sceglieranno di giocare questo calcio di punizione i giocatori in maglia arancione. Posizione molto centrale. Sono salite comunque tutte le torri per provare a prendere un cross. palla morbida sul secondo palo di Achete, prova ad allungare, blocca Giordani senza problemi, vediamo se la nuova Florida potrà approfittare della superiorità numerica in avanti ma Roma City che fa buona guardia con Manoni che protegge l'arrivo di Barone con le mani, l'estremo difensore del Roma City con calma ora la squadra di casa nel tentativo di giostrare la spera di Achite Ferrante solito lancio col destro stavolta fuori misura di Fabrizio Ferrante poi conquista ancora il pallone il Roma City Ricci centralmente per Perroni che ha spazio per prolungare il gioco ma viene recuperato subito dagli avversari poi Ferrante Pisanu, pressato alto, ma riesce ad andare da Diachite, Poi il numero 97 con un lancio. Napoleoni mette giù, c'è spazio per Rimondi, idea buona da parte del numero 99. Rimondi non è arrivato sul pallone con i tempi giusti, spera che si è spenta sull'esterno del campo. Laterale Nuova Florida già battuto, da terra il numero 10 Capparella, calcio di punizione per il Nuova Florida. Fallo commesso da Ferrante. Toschic può andare anche al cross lungo, cambia lato sull'auto di destra. Alla mossa in avanti. Ci arriva Bubacar lotta con Diachite. L'ultimo tocco è del numero 9 del Nuova Florida. Sarà laterale Roma City. Abbiamo superato il 25esimo minuto di gioco. 20 più recupero all'intervallo. Fino a questo momento. Fino a questo momento non c'è nulla da recuperare per quanto visto in campo. Ospiti che ricominciano dal proprio portiere Giordani, palla a centrocampo, Capparella prolunga di testa, sfera che è facile preda però di Ricci e allora Ferrante. Numero 6, sempre pronto a impostare, Napoleone riconquista il pallone, prova a dare... Mostra delle proprie abilità tecniche il numero 99, poi con un lancio dalle parti di Rimondi, troppo alto per il 27. Pisanù, Ferrante, sale Capparella con la sua corsa per disturbare il possesso del Roma City. Pierroni ricomincia, poi Rimondi. Pisanu può muoversi a centrocampo il numero 8, Manoni può andare a spazio, pala per eh, Rasi che va dentro, Raffini poi Napoleoni spara fuori un rigore in movimento per il Roma City, Napoleoni dal cuore dell'area di rigore spara sul fondo e questa al 27 minuto è senza dubbio l'occasione più grande di questo primo tempo. Napoleoni ha avuto sul destro la palla del possibile vantaggio. Tu per tu con Giordani ha sparato alla destra della porta del Nova Florida. Chance colossale per il Roma City che ora resta in avanti. Ma viene fischiato il calcio di punizione con l'arbitro che era girato nel momento del contrasto, poi probabilmente richiamato dagli assistenti ha accordato il calcio di punizione al Nuova Florida. Si resta allora sullo 0-0, ma a questo punto Roma City che è andato a un passo dal vantaggio. Bubacarra prova a lottare. Ne ha due addosso. Poi riesce a giocarla all'indietro. C'è spazio ancora per il team Nuova Florida. Palla nel mezzo del re di rigore, sfera allontanata. Ancora viva! Però l'azione degli ospiti, c'è. cambia a lato Napoleoni in chiusura. Ora dovrà farsi perdonare il numero 99 per quell'occasione. Capitata sul suo destro al 27 minuto. Manoni, ora gara che sembra accendersi. Rispetto ai primi 25 minuti di gioco, Napoleoni e allora Diachitè. Ferrante. Solito lancio del numero 6, Rimondi prova ad arrivarci, la fa rimbalzare e poi va in area di rigore. Non ci sono giocatori in maglia arancione. Palla facile, preda del Nuova Florida che ora esce bene con la palla bassa dall'out di sinistra poi un tentativo alla fine ma non in qualche modo va a commettere fallo con un tentativo da terra dunque calcio di punizione già battuto dal team Nuova Florida con Toskic che va a cercare l'inserimento dall'out di destra da parte del numero 20 Muzzi non ci arriva il 20, allora rinvio da fondo per Baroni. Baroni al rinvio lungo. Raffini prolunga di testa, ma c'è solo Tamburlani a recuperare il pallone. Prova a correre Muzzi. Ci arriva, prova a superare Ricci. Si alza però la bandierina del collaboratore, poi Tamburlani allontana la sfera con gesto di stizza per il numero 13. Bubacar arriva Ferrante. Spazza via la sfera Napoleoni. Poi Ricci, rilancio lungo, palla che resta a centrocampo, battere e patti da una parte e dall'altra. Possesso che resta tra i piedi dei giocatori del Nuova Florida. Poi un giocatore che va a terra con Napoleoni, che dice di non aver toccato il pallone. E infatti l'arbitro assegna una rimessa laterale ai padroni di casa, superata la mezz'ora di gioco, 15 minuti più recupero. All'intervallo 0-0 il parziale fino a questo momento, in questa quindicesima giornata del girone F del campionato di Serie D. Roma City che fino a questo momento si sta sicuramente facendo preferire rispetto agli avversari. Parziale però ancora inchiodato solo 0-0. Lotta bene ora il Roma City, riconquista un pallone con Manoni che va da solo, supera tre avversari alla fine, viene esteso ma non c'è fallo. Nuova Florida che riparte con un po' di spazio sulla lotta di destra. Bubacar sponda per un compagno. L'unico ad arrivarci è Perroni che poi viene steso da Muzzi. Calcio di punizione in favore del Roma City. Qualche metro fuori l'area di rigore difesa da Barone. Proprio il numero 12 che va a battere il calcio di punizione. Vediamo se cercherà Raffini per un contrasto aereo palla lunga dalle parti di Rasi. C'è spazio per lui, palla sul secondo palo Napoleoni! Il palo colpito dal numero 99. Ancora una grande occasione per il Roma City. Ancora sul piede di Napoleoni, stavolta ha provato a incrociare con una palla che spioveva sul secondo palo, ha trovato però proprio il legno a dire di no bella comunque la giocata con Rasi che è andato al cross trovato bene da Barone Roma City che si sta sicuramente facendo preferire Napoleoni prova il tocco poi le proteste da parte del Roma City che chiedeva un tocco con un braccio probabilmente da parte di un difensore del Nuova Florida che ora sembra un po' in difficoltà sul gioco del Roma City che starebbe sicuramente meritando qualcosa in più dello 0-0. Napoleoni prova ancora a chiedere spiegazioni al collaboratore ma non ci sono stati dubbi da parte della terna arbitrale. Si continua a giocare Rimondi con le mani. Napoleoni. Due addosso. Poi riesce a servire Perroni che si gira e entra in di rigore. Perroni, poi parla. Che vi arriva su Rimondi. Palla dentro. Giordani blocca Raffini che non è riuscito a girare in porta sul tocco, di Rimondi, molto positiva fino a questo momento. Però la prestazione della squadra di Statuto, due grandi occasioni costruite. Ma soprattutto una gara praticamente condotta per lunghi tratti. Nuova Florida che non si è mai fatta vedere dalle parti di Barone. Ancora la squadra di casa a riconquistare il pallone. Ferrante prova a salire, poi riesce a servire Manoni, 32 che gira e poi allarga dalle parti di Rasi. Punta l'avversario Rasi, va via in un primo momento, poi ancora Rasi, bravissimo a superare anche il secondo avversario, palla sul secondo palo, rimondi di testa, spera allontanata. Va a terra però un giocatore del Nuova Florida, Roma City che torna in possesso palla, ma c'è stato il gioco interrotto per, per consentire le cure al giocatore del Nuova Florida che è rimasto a terra in area di rigore. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del numero 24, vale dire Contini, che ha avuto la peggio nel contrasto con Rimondi. Gioco che può riprendere allora con la sfera che sarà rimessa in gioco dal direttore di gara Pisano a ricevere la sfera. Ferrante, 10 minuti più eventuale recupero all'intervallo. Napoleoni prova a toccare di prima per Rimondi, ma si muove bene Contini che va al rilancio di Achitè e in anticipo su Bubacar, lascia scorrere per l'arrivo di Barone Ricci. Perroni, Pisano prolunga, ma Napoleoni era sceso per ricevere il passaggio del compagno, non si intendono allora... I due giocatori Nuova Florida che riconquista la sfera. Bubacar riceve il passaggio. Giachete lo segue ovunque. Poi Bubacar trova bene un compagno nello stretto, palla mossa. Attenzione, c'è spazio per Contini che era arrivato a 2 per 2 con Barone. Si era però alzata la bandierina del collaboratore per un fuorigioco le proteste da parte del Nuova Florida. Posizione sicuramente da rivedere in diretta è stato complicato per noi avere la certezza del fuorigioco oppure no. Fatto sta che si resta sul punteggio di 0-0 con il nuovo Forita che è riuscito a farsi vedere dalle parti di Barone per la prima volta in questo primo tempo. Ricci pronto a battere la rimessa laterale con le mani. Capparella, poi ancora Roma City, Pisanù. Gira nello stretto, Pisanù nel tentativo di trovare un compagno libero, allora lo trova in Diakite. Ferrante. Ancora il 6. Gioca orizzontalmente verso Ricci, poi Manoni riceve il passaggio. Rasi e poi Pisano, L'incursione dalle parti di Manoni. Nuova Florida che torna in possesso. Palla. Bubacar. Controllo così così. Allora Rasi arriva per primo. Fermato da Bubacar, ma non c'è fallo. Attenzione alla nuova Florida, palla buttata in avanti. Ferrante è più veloce di tutti. Copre. La propria area di rigore allontana. La spera col Mancino in rimessa laterale. Muzzi palla giocata dentro. Rasi in anticipo. Allora Perroni può distendersi il Roma City, ma Perroni non riesce a giocarla. Poi sbaglia a sua volta. Anche un giocatore del Nuova Florida. Possesso Roma City prova a salire Napoleoni, Pisano Ferrante. E allora Barone. Preferisce tornare dal portiere il Roma City. Napoleoni contrasto con Contini. Fallo commesso dal numero 24. Poi qualche scintilla tra Contini e Napoleoni. Arriva anche Muzzi. Pisano, Manoni. Palla di prima. Rimondi evita. Di andare verso la sfera che stava arrivando, dalle parti di Giordani, quindi Toschic. Il numero 8 della Nuova Florida con un rilancio di Aghite. La palla rimbalza a metà strada. Poi Diaghite con la testa si rifugia da Barone. Palla allargata dalle parti di Rimondi. Perroni si propone per ricevere il passaggio, viene anticipato però da Toschic. Triangolo nello stretto, bravo Pisanu a recuperare il pallone. Prova a salire il numero 8, gioco allargato. Mannoni centralmente il 32. Sterza, palla sul destro, si inserisce Rimondi, riceve il 27. Punta l'avversario, palla sul mancino, perde il contatto col pallone. Rimondi, Nuova Follida che prova il rilancio. Achite in anticipo su Bubacar, poi il tentativo di Muzzi, colpisce un giocatore avversario. Ancora possesso Roma City, Pisanu, Achite. Ricci, 5 più recupero all'intervallo, 0-0 il parziale qui al Riano, Atletic Center. Raffini anticipato da un difensore avversario, sarà laterale da posizione molto interessante per il Roma City con Rimondi pronto a giocarla con le mani. Si avvicina Ferrante, si avvicina anche Perroni. Rimondi preferisce Napoleoni, poi ancora Rimondi. Palla deviata sarà calcio d'angolo. Il primo corner di questo match lo batte il Roma City. Pisanu va a prendersi l'incarico di battere questo calcio d'angolo. Andrà a mettere dentro la sfera con il destro. Traiettoria ad uscire Dentro tutte le torri Settendo ancora qualche istante Prima della battuta del corner Pisanu Sistema ancora il pallone 41 Sul cronometro 0-0 le parziali Pisanu, palla bassa Forse uno schema, ma non c'è nessuno del Roma City a recuperare il pallone. Manoni prova a inseguire l'avversario. Novo Fredda che prova a distendersi, ma funziona la copertura di Manoni che riesce a depositare il pallone in rimessa laterale. Roma City che va a rinchiudersi dietro per difendere questa manovra della squadra in maglia bianca. Si resta allora ancora in. Possesso palla per la squadra di Boccolini all'altezza del centrocampo Capparella. Scambia con un compagno. Poi Contini a ricevere il pallone sull'out di sinistra, toccata per Vari che va via due avversari poi va nel mezzo. Allontana di testa un difensore del Roma City. Vale a dire Ferrante, ancora viva però l'azione del Nuova Florida, palla in area di rigore. Barone con le mani, blocca senza alcun problema. Ancora l'estremo difensore dell'Oroma City, posiziona il pallone, guadagna metri per andare al rilancio Napoleoni lotta con Toskic alla meglio il giocatore del Nuovo Florida Bubacar la mette giù prova a superare un avversario ci riesce, ne supera due poi va a terra c'è il calcio di punizione in favore del Nuovo Florida Roma City che ha perso probabilmente l'attimo migliore del suo primo tempo ha costruito diverse azioni senza riuscire però a battere la porta di Giordani. Poi negli ultimi minuti del primo tempo. Nuova Florida che è riuscito sicuramente ad uscire un po' dalla propria metà campo, a giocare meglio il pallone. Ora c'è una buona chance con Toskic che va a battere questo calcio di punizione dalla tre quarti campo. Toskic va direttamente in porta, palla alta sulla traversa di Barone, va a prendersi gli applausi. Toskic. Poco più di un minuto più l'eventuale recupero ci separano dal, dall'intervallo di questa gara, valida per la quindicesima giornata del Gironi F del campionato di Serie D recupera palla il Roma City Napoleoni, tocca Piermanoni ancora a terra il giocatore della nuova fornita ma si continua a giocare Perroni, Pisanu, c'è spazio prova un tiro e poi Raffini mette in difficoltà Giordani che vola con la mano aperta deposita il pallone nel calcio d'angolo buona la chance della Roma City costruita con Pisano che andrà a mettere dentro per Raffini, molto attento Giordani, volato sotto la traversa, palla in calcio d'angolo, Pisano parte il cross alto, palla che scivola, attraversa tutta l'area di rigore, non sono arrivate deviazioni. Intanto si alza la lavagna luminosa che assegna un minuto di recupero, si giocherà fino al 46esimo, probabilmente ultima azione di questo primo tempo, fallo con la mano di Boubacar. Viene ripreso il numero 9 del Nuova Florida, punizione per il Roma City. 30 secondi ci separano dall'intervallo, ultima azione probabilmente di questo primo tempo, Ferrante, Perroni, ancora Ferrante, Napoleoni. Torna indietro il 99, poi Ferrante va a terra, fallo di Spina che era partito verso l'area di rigore di Barone. Le proteste degli ospiti con Spina che poteva involarsi verso la porta del Roma City. Battuto del calcio di punizione, ma si andrà ormai all'intervallo con il duplice fischio. Allora, termina il primo tempo sulla parziale di 0-0. Ci prendiamo una pausa e torneremo in diretta per raccontarvi il secondo tempo della sfida tra Roma City e Team Nuova Florida. Siamo di nuovo in diretta dal Riano Athletic Center per la sfida tra Roma City e Team Nuova Florida. Quindicesima giornata del Girone F del campionato di Serie D. Prima frazione che si è conclusa sul punteggio di 0-0. C'è un cambio tra le fila degli ospiti. Esce con il numero 12. Ora andiamo un attimo a recuperare il giocatore che esce dal campo. Intanto entra il numero 2 Moretti. Cerchiamo ora di recuperare il giocatore che è uscito dal campo. Ok, abbiamo, grazie all'aiuto del direttore di gara, abbiamo ascoltato il dialogo, è uscito dal campo il numero 21, non il numero 12 come era stato esposto sulla lavagna luminosa. Dunque, esce Vari. E allora, inizia il secondo tempo della sfida tra Roma City e Team Nuova Florida. Come detto, parziale di 0-0 nel primo tempo, padroni di casa che sicuramente 0 -0. hanno, sì, hanno 21, Vary, giocato 2, meglio 2, 3, con 20. diverse occasioni da gol. Napoleone ha anche colpito un palo, oltre a un'altra grossa chance tu per tu con Giordani. Meritava di più la squadra di Statuto in questo primo tempo. Ora vediamo se nella ripresa riuscirà a dare modo di riuscire a segnare anche il gol del vantaggio. Roma City che reduce da ben 5 sconfitte di fila in casa vuole ovviamente interrompere questa striscia negativa. Sarebbe importante riuscire a fare punti anche in casa mentre la scorsa settimana sul campo del Notaresco è arrivata la prima vittoria in trasferta. Attenzione alla palla dentro Perroni prova a inserirsi, non riesce però a colpire il pallone. Spera che termina tra le braccia di Giordani Portiere del Nuova Florida che sarà senza dubbio tra i migliori in campo dei suoi nella prima frazione. Ha salvato il risultato su un tiro di Raffini con una bella parata. Sotto la traversa mettendo la palla in calcio d'angolo, una delle tre grandi chance del primo tempo del Roma City, ora nuovo Florida che prova ad attaccare dalla sinistra, parte le cross, nel mezzo vanno a terra in due, non c'è nulla, si ripartirà con la rimessa in gioco per la squadra di casa, tanto movimento ora da una parte e dall'altra in panchina. Ben sette giocatori mandati a scaldare da mister Boccolini sulla panchina del Team Nuova Florida. Ci sono invece quattro giocatori del Roma City che hanno iniziato il riscaldamento in vista di un possibile ingresso in campo. Sventagliata, nera di rigore da parte del Team Nuova Florida. Poi Mio la torna dentro, Bubacar lotta contro avversario, il tocco sotto Baroni. Si alza, blocca la sfera. Nuova Florida che ha iniziato bene questo secondo tempo. Dopo due minuti e mezzo la squadra di Boccolini ha gestito principalmente il gioco del pallone. Ora Napoleoni allarga sulla destra. Palla messa giù dall'esterno. Poi ancora Ricci il 5 chiede il pallone Pisanu poi scivola al momento del lancio Napoleoni di testa gioco allargato dalle parti di Rasi troppo forte il passaggio all'indirizzo del 19 che non è arrivato sul pallone allora il Nuova Florida che può giocare tocco completamente sballato però da parte dell'esterno di destra Ancora laterale per il Roma City, Rasi di testa. Palla prolungata, Rivera di rigore, allontana la retroguardia in maglia bianca. Poi l'ultimo tocco è di Pisano, laterale per il Nuova Florida, Svettano di testa in due, poi allarga con il mancino Capparella. In anticipo rimondi su Muzzi, lottano i due. Muzzi poi recupera l'ultimo tocco di rimondi, laterale per il team Nuova Florida dalla propria metà campo offensiva. Siamo all'altezza dell'area di rigore. Muzzi. Prova a superare Perroni, riconquista palla regolarmente il 24 del Roma City, che poi viene esteso a sua volta regolarmente all'ora Toskic. Poi perde il pallone, c'è spazio. Manoni prova a correre sulla sinistra. Palla per Raffini, anticipo secco da parte del numero 7 Pacillo, che poi va a terra, scivolando da solo sul pallone. Ricci. Rischia sulle pressing di Bubacar, va via però il 5, poi riesce in qualche modo a servire all'indietro Pisano, che riparte da Diachité. Ferrante, prova ad allargare sulla sull'alto di sinistra, riesce a tenerla in campo Orasi, che poi dialoga ancora con Ricci. Rasi, mancino centrale, ci arriva per primo Raffini che prova ad allargare dalle parti di nuovo di Rasi. Spera riconquistata da Miola. 5 minuti del secondo tempo se ne sono già andati. Parziale, ancora fermo solo 0-0. Giordani, palla a centrocampo, Bobacar la tocca, chiede anche un fallo, forse una spinta di Dachite, ma si continua a giocare. Perroni Raffini, palla a metà strada giocata da Perroni viene riconquistata dal, dal team Nuovo Florida. Bubacar Capparella c'è spazio per gli ospiti. Può partire un cross teso sul secondo palo. Palla che rimbalza dall'interno dell'area piccola e poi si spegne sul fondo, senza problemi. Allora Barone va a rimettere in gioco la sfera. Rilancio di Barone a centrocampo. Pisano, Perroni. Spera che si impenna. Ancora Pisano, la fa sua. Nello stretto Ricci. Buona per Pisano. lancia all'indirizzo di Raffini. Lotta con Pacillo. Palla troppo lunga. Pacillo riesce a tenere lontano Raffini dal pallone. Lo difende fino alla linea di fondo. Fallo commesso da Ricci. Una punizione per il team Nuova Florida. Dalla metà campo difensiva. Miola. Rimette in movimento la sfera. Allora con il lancio lungo. Allontana come può. Rimondi. Roma City, che non sta fino a questo momento tenendo il ritmo del primo tempo, Team Nuova Florida, che invece sta sicuramente alzando la qualità del proprio gioco rispetto alla prima frazione, si ripartirà con una punizione proprio in favore degli ospiti. Capparella, Toschic, palla giocata per Moretti, due su di lui, Moretti prova ad andare via, va a terra ma è tutto regolare. Rasi, Pisanu, cerca l'imbucata per Napoleoni, corre il 99 l'anticipo di Contini. Gli ruba palla Napoleoni, attenzione a Roma City, in area di rigore, Napoleoni, una serie di finte, Napoleoni fino in fondo va a terra, non c'è nulla, si continua a giocare. Voluto fare tutto da solo Napoleoni in questa circostanza, bravissimo a superare i primi due avversari, poi una volta arrivati in area di rigore ha perso il possesso della sfera. Servono sicuramente anche le sue fiammate al gioco del Roma City per riuscire a creare pericoli alla retroguardia della Nuova Florida. Giacchite, Pisanu e poi Ricci. Rasi. Ancora Ricci, riparte da Barone. Ferrante, Raffini la mette giù, gira bene il numero 9, può partire un cross, pala sul secondo palo, si spegne però sul fondo il tentativo mosso dalla destra, da Rimondi. E allora ha superato ormai il decimo di questo secondo tempo, ancora 0-0 il parziale, ci avviciniamo all'ora di gioco. Resiste ancora il Pareggio. Roma City che non ha sfruttato al meglio le occasioni capitate nel primo tempo. Ora deve fare i conti con un team Nuova Florida che sicuramente sta giocando meglio rispetto alla prima frazione. Partita ancora molto lunga. Ci sono i cambi da operare. Sicuramente entreremo a breve nella fase più calda e più divertente di questo incontro. Manoni. Prova a superare Moretti e poi con il mancino rilancia dalle parti di Napoleone che riceve una spinta da Pacillo. Senza fallo quindi continua a giocare la squadra in maglia bianca. in era di rigore, allontana Ferrante e poi un tentativo al volo, palla che arriva dalle parti di Bubacar, allontanata però da Diakité. Ancora Nuova Florida. Molto meglio la squadra di Boccolini fino a questo momento nel secondo tempo. Ora però passaggio che ci smentisce subito. Si spegne fuori dal campo Roma City che può conquistare un nuovo possesso Pisano. Ricci, Perroni centralmente il 24, prova a guadagnare metri, gioca poi per Ferrante, Diachite, Manoni nel mezzo. Perroni arriva da dietro, tocca per Raffini, attenzione, Perroni era di rigore, Perroni col destro. Palla che si impenna ancora Perroni da Raffini, si gira il 9 in era di rigore, la palla si apre un mucchio, va a terra Raffini, non c'è nulla. Alla fine arriva un calcio d'angolo. Roma City che ha avuto una grossa chance, si è portato fino all'area piccola. Raffini non è riuscito a girarsi. E poi il nuovo Florida che si è rifugiato nel calcio d'angolo. Mancato un po' di cinismo in questa circostanza alla squadra di casa, che può sfruttare però un corner. Sempre Pisano dalla bandierina. A parte del cross nel mezzo, c'è stato il fischio per un fallo in attacco commesso dal Roma City. E allora si ripartirà con, il calcio, con il, scusate, il calcio di punizione in favore del Nuova Florida, dalla propria area di rigore. Vediamo, Mr. Boccolini, dare indicazioni ad un componente della panchina. A breve arriverà probabilmente un altro cambio per la squadra in trasferta. Statuto invece non sembra ancora in procinto di procedere con delle sostituzioni, ma vediamo quattro elementi che stanno sicuramente forzando ora il riscaldamento. Chiusura di Rimondi sarà laterale per il team Nuova Florida. Fino a questo momento ha ottenuto una sola vittoria in trasferta la squadra di Boccolini. Eravamo alla seconda giornata di campionato, dunque alla prima trasferta stagionale della squadra bianco-rossa. In quella circostanza arrivò un 2-1 sul campo del Matese, prima e unica affermazione esterna del team Nuova Florida. Attenzione al Roma City che prova a distendersi, Rasi sull'out di sinistra, chiuso dall'intervento puntuale di Pacillo. Spera che si spegne in rimessa laterale, c'è però un giocatore del team Nuova Florida che è rimasto a terra. Tutto pronto per un cambio del team Nuova Florida. Fa il proprio ingresso, il numero 19 Menghi. Dunque, secondo cambio dopo l'ingresso di Moretti, entra anche Menghi. Esce invece il numero 4 Miola. Quando tocchiamo in questo istante l'ora di gioco, mezz'ora più recupero ci separano dalla fine dell'incontro. Secondo cambio operato dal team Nuova Florida dentro Menghi, fuori invece il numero 4 Miola. Roma City che può giocare questa rimessa laterale in posizione interessante con Rasi. Può andare lungo con le mani il 19. Spera che resta lì, viene allontanata dalla difesa del team. Novo Farida ha cercato e trovato Bubacar. La mette giù il 9, punta di Arriva anche Rasi a supporto di Blocca il tentativo di Bubacar fallosamente, stando allo giudizio del direttore di gara. E allora sarà calcio di punizione in favore degli ospiti. Siamo l'archi sull'out di destra. Menghi tocca subito il pallone per Picciollo. Pacillo, scusate, non, come ho detto erroneamente in precedenza. Allora Pacillo col Mancino colpisce Manoni, poi in qualche modo la sfera arriva a Napoleoni. Ne ha due addosso. Tocca all'indietro. Chiede il fallo in 99 che si era praticamente fermato. Attenzione al tentativo in avanti di Chiapparella che ha provato a imbucare per un compagno sul lato di sinistra. Poteva essere una grossa chance questa per gli ospiti. Brava però la retroguardia del Roma City Rasi Ricci, Diachite. Ancora Diachite e poi Ricci. Lancio che si spegne nel nulla. Giordani blocca con le mani. Può giocare ancora la squadra in trasferta. Recupera Rimondi. Allora Perroni Pisano la mette giù di nuovo da Perroni. Buone... Buon, buon movimento di gambe di Perroni che poi viene steso Arriva il primo cartellino giallo all'indirizzo. Di Capparella, primo ammonito di questo incontro, il numero 10 del team Nuova Florida, calcio di punizione per il Roma City, posizione abbastanza lontana dalla porta. Può arrivare magari un cross nel cuore dell'area di rigore, c'è Pisano. Sul punto di battuta. Si attende ancora qualche istante prima dell'esecuzione di questo calcio di punizione. C'è il fischio. Pisanu con il destro. Palla morbida di Achite poi il tentativo di girata, ancora un tiro e poi sotto rete arriva Napoleoni che mette dentro, si alza però la bandierina del collaboratore che vede un fuorigioco era riuscito a metterla dentro Napoleoni da due passi, era però in una posizione di offside del numero 99. Il più veloce a prendere la ribattuta di Giordani si resta dunque sullo 0-0, ancora una volta Napoleoni ha un passo dal gol, stavolta è stato il fuorigioco a evitare la gioia al giocatore di casa e arriva il giallo anche per Manoni. Gara che ora può ovviamente accendersi già due gialli nel giro di due minuti, un gol annullato per ovviamente un fuorigioco di Napoleoni. 25 minuti più recupero al termine dell'incontro: la sensazione è che assisteremo a un finale di gara infuocato, con le due squadre che vorranno prendersi tre punti. Si accenderà, ovviamente, un po' di nervosismo. Battuto il calcio di punizione, male dal Nova Florida, e quindi Rasi riconquista il pallone dalla rimessa laterale. Pisano, Diachite. Ferrante. Solito lancio col destro di Ferrante. Prova per Raffini. Nessun problema per Giordani che ora allarga dalle parti di Pacillo. Toschic lotta con un avversario, riconquista palle il Roma City. Pisano. Ricci. Si rifugia da Barone con il destro dove non c'è nessuno anzi prova a tenerla a Manoni spera che termina però sul destro di Pacillo bravissimo in questa circostanza Tamburlani a evitare l'arrivo di Perroni ancora Capparella c'è spazio, palla dentro, nella di rigore il tiro, palo Barone battuto ma il palo evita la gioia del team Nuova Florida Palla che stava scivolando sul fondo, ma il legno ha detto di no, si resta sullo 0-0. Calcio d'angolo per il team Nuova Florida che ora ha avuto l'occasione più importante della sua gara. Al 67 minuto, il palo ha negato la gioia del gol alla squadra di Mr. Boccolini. Ora può sfruttare comunque un calcio d'angolo. Toschi c'è, palla nel mucchio, una serie di rimbalzi. Poi Manoni si gira e lontana, Prova al volo il 24. Contini, tiro nettamente sballato. Termina sul fondo. Barone va a prendersi il rinvio. Era molto divertente in questo momento. Occasioni da una parte e dall'altra. Si è acceso anche un po' di nervosismo, ovviamente. In palio ci sono punti importanti per la corsa alla salvezza di queste due squadre. Nuova Freda, che dopo il K ottenuto la scorsa settimana contro il Porto d'Ascoli, è stato invischiato nella nota play-out. Mentre Roma City, che dopo essere stato praticamente sempre all'interno della zona retrocessione diretta, è arrivato proprio nella zona play-out grazie alla vittoria sul Notarisco. Sette punti dividono attualmente queste due squadre. È sicuramente una partita importante per le ambizioni stagionali di entrambi i club. Pareggio che non accontenterebbe probabilmente nessuna delle due. anche se per la squadra di statuto ricordiamo nelle ultime 5 partite casalinghe sono arrivati ben 5 KO 4 nel campionato più 1 in Coppa Italia contro il Tivoli. Di conseguenza anche un pareggio in questo momento potrebbe essere un risultato favorevole, ma per quanto visto oggi forse Roma City che potrebbe anche ambire a qualcosa in più di un semplice pareggio. Altri 22 minuti più recupero al termine della gara, ancora tutto da scrivere il risultato di questo incontro, 0-0 il parziale fino a questo momento. Ricci con le mani, Diaghiti lotta con Bubacara, la meglio l'attaccante della Nuova Florida, c'è spazio. Tocco di ritorno ancora per Capparella, il 10 punta la porta col mancino, prova a piazzare, palla alta sulla traversa. Ci ha provato il 10, poteva fare un voleva fare un gran gol il numero 10. Ha provato a piazzarla sotto al 7 col mancino. Non ha trovato però l'angolo giusto. Barone può andare allora al rinvio dal fondo. Statuto ora si alza, prova a dare indicazioni ai suoi giocatori in campo, si fa sentire poco nei 90 minuti il mister di casa, ci aspettiamo tra poco qualche cambio per provare a dare una scossa alla squadra di Testa Menghi, allora Manoni allontana col destro. Raffini non può arrivarci, prova però a disturbare i difensori del Nuova Florida. Napoleoni prova a rientrare, poi una serie di rimpalli alla fine. L'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore del Roma City, laterale per il team Nuova Florida. Si gioca la sfera dall'out di sinistra, gioco allargato poi sulla destra per Pacillo. Moretti, tocco di ritorno con Menghi, si fa vedere il 19, fermato poi Capparella, qualche protesta del Roma City che non voleva il fallo. Non è dello stesso avviso l'arbitro che ha segnato il calcio di punizione alla squadra in trasferta. In due sul pallone può partire un cross verso l'area di rigore difesa da Barone. Capparella alza un braccio, forse chiamano schema. Può partire a breve il cross in area di rigore. Proprio Capparella, collo a mancino, palla sul fondo, viene spazzata via dalla difesa del Roma City e poi ancora un fallo commesso da Perroni, nuovo calcio di punizione in favore del nuovo Florida, posizione molto più interessante questa, Mattonella da cui può partire anche un tiro verso lo specchio della porta di Barone. Portiere del Roma City va a posizionare la barriera folta per provare a ostacolare il più possibile questo calcio di punizione. Se non abbiamo visto male sarà Toskic a battere questo calcio di punizione. Tutto pronto. Sembra sicuramente intenzionato a calciare verso la porta di Barone, parte il tiro centrale. Nessun problema per Barone, palla che passa sotto la barriera. Portiere del Roma City era ben posizionato, nessun problema allora per. La squadra di casa che può ripartire mentre a breve ci sarà un cambio. Vediamo pronto un giocatore della squadra di casa. Pisanu. Ricci butta giù il pallone, non c'è nessuno dei suoi compagni a ricevere. Allora nuovo da che in qualche modo... La manda lunga, poi Pisano controlla con il petto ma perde nuovamente il possesso del pallone. Ci prova la squadra di Boccolini sull'auto di sinistra. Rimondi viene superato, attenzione ancora al gioco del nuovo Florida, poi il tiro si fa uno schermo davanti al pallone. Rasi, non riesce ad uscire il Roma City, allora Moretti, Bubacar entra in di rigore, tocca all'indietro. Bene, liberata l'era di rigore, c'è spazio per il Roma City. Perroni porta a palla. Napoleoni, forse in fuorigioco, gioco, infatti si disinteressa del pallone. Il numero 99, non si sono capiti i due giocatori del Roma City, potevano sicuramente sfruttare meglio questa situazione di contropiede. Tanto, se non vediamo male, il giocatore che farà l'ingresso in campo sarà il numero 3 Mancino sarà rinvio dal fondo per appunto, il Roma City viene accordato il cambio. Allora, entra in campo il numero 93 Mancino, il numero 3 Mancino fuori invece Napoleoni. Termina la gara del numero 99 Sostituzione nella Roma City esce il numero 99 Napoleoni in campo con il numero 3 Mancino. 15 minuti più eventuale recupero. Alla fine di questo incontro parziale ancora inchiodato sullo 0-0 Mancino che va a posizionarsi lì davanti al fianco di Raffini proprio nel posto in cui Giocava Napoleoni, Pisanu, mosso il pallone in avanti, prova ad andarci Mancino, nessun problema per Giordani. Quindi Pacillo ricomincia dal basso, Menghi, poi ancora Pacillo lancia a cercare l'inserimento di Bubacar, da prolunga di testa, ci arriva per primo Bubacar che va al cross in era di rigore, spera allontanata, diventa buona ancora per il Nuova Florida, Moretti con il destro prova ad appoggiarla sul secondo palo per l'incursione di Capparella, ripreso dal proprio allenatore Moretti, poteva forse anche pensare a un tiro da quella posizione del numero 2, ha invece cercato il tocco morbido per un compagno. Baroni va al rinvio dal fondo. Pronto un altro cambio per il Roma City. A breve farà il suo ingresso Rea, il numero 17 della squadra di statuto Manoni. Due su di lui alla fine va a conquistarsi una rimessa laterale da posizione interessante Eccolo il secondo cambio, dentro Rea esce il 27 Rimondi. Gara finita anche per Rimondi, buona la prestazione del numero 27. Pronto anche un altro cambio per Mister Statuto dentro il 13. Jacoponi esce col numero 6 invece Fabrizio Ferrante. Doppio cambio nel Roma City, al posto il numero 27 Rimondi, in campo il numero 17 Rea, e al posto del numero 6 Ferrante, in campo con il numero 13 Jacoponi. Rimessa per il Roma City, 12,5 più recupero alla fine della gara. Rasi con le mani, palla che si impenna. La chiama Giordani in presa alta. L'estremo difensore del team Nuova Florida che poi permette ai suoi di risistemarsi in campo. C'è spazio sulla di sinistra. Giacchite te va a chiudere. È più veloce però il giocatore del team Nuova Florida che poi chiede un calcio d'angolo. Non è dello stesso avviso, però, la terna arbitrale che assegna il rinvio dal fondo alla squadra di casa. Barone può andare al rinvio lungo. Rea con le mani Pronto a far ripartire l'azione dei suoi Scambia con Raffini Ancora Roma City Rea Prova ad accendersi il nuovo Che viene però fermato Lotta ancora il 17 La palla resta all'inera di rigore Attenzione al Roma City Nel mezzo Giordani Con le mani va a fermare Una sfera che stava vagando in area di rigore ancora disattenta la difesa del nuovo Florida, a Roma City che può sicuramente fare meglio in avanti, Bubacar chiuso da Rasi, la palla scivola, arriva Moretti e poi Diakite in anticipo, mette in rimessa laterale, ancora di Boccolini può giocare un buon pallone in avanti, siamo all'altezza dell'area di rigore, Pacillo Può andare con la rimessa lunga, Bubacar Car di testa, poi allontana Pisano. Allora Mancino, può andare da solo il numero 3. Tocca per Raffini, ancora il 9, poi cerca di trovare Peroni. Va a terra il 24, non c'è fallo, si continua a giocare. Moretti la tiene in campo. Attenzione a Nuova Florida, c'è ancora Peroni a terra. Moretti per Capparella, larga il gioco. Toskic va da Bubacar. Si alza la banderina pescato in posizione di offside il numero 9 del Nuovo Florida, mentre Perroni è ancora fermo a terra dopo il contrasto di pochi istanti fa in cui era andato giù, esattamente 10 minuti più il recupero ci dividono dalla fine di questo incontro. Sembra più grave del previsto, la situazione di Perroni. Entra anche lo staff medico per sincerarsi delle condizioni del Classe 2004. Perroni si rialza, sembra poter proseguire la propria partita, il numero 24, mentre si riparte con il Roma City che butta giù il pallone. Perroni viene ora a riprendere il suo posto in campo. Gara che si avvia alle sue fasi conclusive. Una partita sicuramente equilibrata. Attenzione a Moretti, esce Barone fino al limite dell'era di rigore per bloccare questa sfera. Manoni cerca Raffini, ma non lo trova ancora. Nuova Florida Boubacar, può andare sul pallone. L'anticipo di Rea, poi di Achite allontana. Perroni prova ad andare di testa. Ancora Rea, Pisanù la mette giù il numero 8. Manoni si propone anche Rasi che riceve la sfera. Ancora il 19, parte un cross dentro, Raffini anticipato, si impenna il pallone. Moretti è l'unico ad arrivarci, ma la riconquista subito. Manoni, gira dalle parti del numero 17 Rea. Il cross è dentro Mancino non ci arriva. Qualche modo nuovo Florida che si difende e allontana il pallone. Bubacar con un braccio. C'è la punizione per la squadra di casa. Pisano e Dekite sul punto di battuta. Ricci corre il capitano. Pisano, Pierroni si gira bene, trova Ricci, Roma City che vuole chiudere questo match in avanti, palla che si impenna, Pacillo poi Manoni, la sfera arriva ancora tra i piedi di Menghi, batte a il 19, c'è cioè fallo in attacco commesso dalla Roma City. Di testa Rea, gliela ruba però Bubacar. Ancora il 9, non riesce a giocare bene la sfera. C'è spazio per Manoni che poi viene esteso da Moretti, tutto regolare. Esce di Achite, la palla che schizza dalle parti di Barone. 6 più recupero alla fine dell'incontro. Risultato inchiodato ancora sullo 0-0, nonostante qualche occasione costruita dalle due squadre. Non c'è stato ancora il gol. Pisano, scivola e va da Yachete. Ricci, Manoni, poi Rasi. Centralmente Rasi va da Perroni, vuole spingere ora il Roma City. Raffini. Prolunga sulla destra, prova ad arrivarci Rea Palla Scomoda al 17, la tocca ma non può giocarla. Regala di fatto un rinvio dal fondo al Nuova Florida quando mancano esattamente 5 minuti più il recupero. Alla fine del match 0-0 in questa quindicesima giornata del girone F del campionato di Serie D. Roma City che nel prossimo turno sarà impegnato sul campo del Pineto, mentre il 21 dicembre qui al Riano Athletic Center affronterà il Tolentino per l'ultima gara del girone d'andata. Raffini recupera il pallone a centrocampo. Va da Manoni. Attenzione al Roma City. Manoni larga il gioco sulla destra. Rea la tocca dentro. Cercato. Raffini che non ha trovato però il contatto col pallone attenzione al nuovo Florida che prova a distendersi palla allargata sull'auto di destra c'è spazio per Moretti che controlla alza lo sguardo attenzione al tentativo del numero 20 Muzzi col destro ha provato a impensierire Baroni, palla alta sulla traversa poteva concludere meglio sicuramente il numero 20 ma che rischio per il Roma City che ha lasciato tanto tanto spazio agli avversari per giocare il pallone, non può permettersi distrazioni. La squadra di Statuto, sicuramente meglio un pareggio che l'ennesima sconfitta casalinga. Qualche rammarico al momento per quanto successo nel primo tempo con tre ghiotte occasioni costruite. Ma la gara non è ancora finita. Rea da Perroni in area di rigore. Perroni, attenzione, parla dentro. Mancino prova a girarsi il destro, allontanato. E poi la difesa del nuovo Farida che riesce a liberare l'area di rigore di Akite di testa. Menghi a prendersi la rimessa laterale. ancora il giro palla dei difensori del team Nuova Florida Pacillo col destro prova a far correre Moretti la chiusura di Ricci che va a difendere la sfera va a prendersi il rinvio dal fondo Barone tocca proprio per Ricci che col Mancino la butta giù il più possibile. Raffini e Mancino provano a disturbare il portatore palla del Nuova Florida. che riesce comunque ad allontanarla. Poi Manoni, la palla è rimasta in campo. Rasi, Ricci, Pisanu, poi Diachite. Due minuti al novantesimo. Rea va da Mancino. Ancora la corsa sulla sull'auto di destra, vince nel rimpallo. Attenzione a Rea che può ancora attaccare. allora Manoni gira palla dalle parti di Perroni. Alla fine fermato da Muzzi, rimessa laterale per il Roma City. Deve fare in fretta la squadra di Statuto se vuole portare a casa la vittoria. Ancora 0-0 il parziale, c'è cioè un minuto e mezzo più recupero ultime occasioni dell'incontro serve uno sprint finale attenzione a Nuovo Florida che prova a distendersi c'è un giocatore che batte a Rama è tutto regolare quindi da Chietè. Pisano cerca e trova Raffini largo a sinistra la mette giù Raffini fermato molto bene dal contrasto di Pacillo poi il fallo commesso da Raffini nel tentativo di liberarsi del marcatore secondo il direttore di gara una spinta all'avversario allora siamo ormai nell'ultimo minuto regolamentare dell'incontro a breve vedremo la lavagnetta luminosa che segnerà il recupero di questo secondo tempo pallone sprecato da Pacillo che butta giù lungo Direttamente sul fondo, allora Barone può andare al rinvio con i piedi. Raffini lascia rimbalzare il pallone. Mancino non può arrivarci. Allora Pacillo rischia sull'arrivo di Rasi, si alza la lavagnetta luminosa 3 minuti di recupero. Si giocherà fino al minuto numero 48 in questo secondo tempo, Toschic all'indietro, poi Giordani. Palla centrale. La recupera subito il Roma City, Manoni Perroni. 24. Dentro da Raffini. La palla resta lì. Ancora Raffini si libera bene. Raffini fino in fondo, il destro, Raffini. Esplode la gioia del Roma City. La firma del Bomber che si gira al limite dell'area di rigore porta a spasso due difensori col destro, mette dentro una diagonale che non lascia scampo a Giordani al 91 esimo è 1 a 0 per il Roma City. La firma del numero 9 che va a esultare sotto lo spicchio dei tifosi del Roma City. Una liberazione per la squadra di casa che si porta avanti al minuto numero 91, fa 1 a 0 con la firma di Raffini. Per il Roma City ha realizzato il numero 9 Raffini. Probabilmente sarà allungato ancora il recupero di un minuto per il gol di Raffini. Nuova Florida che ora va a giocare il pallone con tutti i giocatori in avanti per riuscire a strappare un pareggio negli ultimi secondi. Roma City che dovrà fare molta attenzione per difendere questo vantaggio arrivato. Veramente sullo scadere. Intanto si è alzata la bandierina per un fuorigioco. Mancherebbero 40 secondi alla fine del terzo minuto di recupero, ma il gol ne ha portato via almeno uno intero. Quindi vediamo se sarà giunto un minuto e si giocherà fino al 49 Intanto Barone può andare al rinvio lungo. Raffini di testa prolunga. Mancino può andare a disturbare il portatore. Palla ancora Nuova Florida che ora sale con tutti i propri giocatori. Mancino va a disturbare, commette fallo. Va bene così al momento per il Roma City. Fallo speso bene da Mancino. Giordani sale sulla tre quarti. Il portiere del Nuova Florida Val Cross Lungo palla prolungata. Poi Diachite spazza via. Ora serve un po' di sofferenza per il Roma City. Contrasto aereo, la mette giù Perroni che poi va a terra, riceve un colpo al volto, resta a terra il 24, conquista un calcio di punizione fondamentale la squadra di casa. Quando mancano 30 secondi al minuto numero 49, sarà dunque sicuramente aggiunto un quarto minuto di recupero. Gioco però ancora interrotto per questo fallo su Perroni. E allora possesso palla pesantissimo per la squadra di casa che sta conducendo grazie alla firma di Raffini al 91esimo minuto. Può partire questo calcio di punizione, vuole tenerla lì la Roma City. Ancora Mancino può andare da solo, va a terra, non c'è fallo. Superato anche la fine del quarto minuto di recupero, e arriva il triplice fischio che consegna i tre punti al Roma City. Interrompe un digiuno casalingo che durava da troppe settimane e vince 1-0, conquistando tre punti fondamentali per la propria corsa. Salvezza, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Statuto. Allora, dal Riano Athletic Center è tutto: l'appuntamento al 21 dicembre con la sfida casalinga contro il Tolentino.